stato trovato questo momento. Questo è un peso che abbiamo tutti quanti sulla coscienza. Questo luogo della memoria è fondamentale per chi si occupa di protezione civile, perché spesso si perde la memoria degli eventi. Questo fiume, questo torrente era esondato 25 anni prima rispetto a quando è esondato, diciamo nel 2000, 16 anni fa, e quindi si era persa la memoria. Ecco, io dicevo prima un fatto doveroso che sento doverosamente di riportare a galla, al di là delle responsabilità sulla pulizia dell'albero che sono evidentissime, no? Le splendide spiagge di Soverato sono alimentate da quello che questo torrente trasporta, che i nostri fiumi trasportano verso mare. È un ciclo della natura perfetto. Cioè, quando piove, a monte ci stanno le frane, i fiumi si gonfiano d'acqua e di materiale che nutrono le spiagge. È un punto naturale. Purtroppo, quando l'uomo interferisce con questo sistema in modo improprio, no, si verificano le calamità. Io voglio porre alla vostra attenzione, anche della stampa, una questione importante. Secondo me non è stata fatta giustizia su questa vicenda, perché è stato condannato, vabbè, giustamente, insomma, no? Questo avrà avuto delle responsabilità. Un funzionario della regione che ha avuto l'indicazione da parte di un qualche luminare che ha dato la concessione per occupare fino al 15 settembre questo luogo, no? E poi la cosa più assurda, che non faccio nomi perché già ho subito tante querele nella mia vita, sarebbe l'ennesima, quindi non faccio nomi, però il consulente tecnico che è stato nominato dalla procura apparteneva allo stesso dipartimento di una certa università, di quello che ha scritto, che ha dato la concessione. Chiaro che questa è un'anomalia. Io spero che sia la possibilità, quantomeno moralmente, di ridare, anche riaprire questa questione, perché, ripeto, sono convinto che non è stata fatta piena luce, al di là della responsabilità per quanto riguardava la pulizia, l'intasamento, eccetera, però ci stanno anche altre responsabilità che riguardano proprio la concessione in quest'area di un campeggio, perché sappiamo bene che l'alluvione di Vipo si è verificata a luglio, quella di Rossano si è verificata ad agosto, ora anche nei periodi estivi, in piena estate abbiamo queste, qualcuno le chiama bombe d'acqua, quindi comunque queste celle temporalesche che sono sempre più intense. Quindi ecco, qua io voglio porre l'attenzione a tutto questo. Per quanto riguarda quello che sta facendo la regione, io parlo come protezione civile, questa in effetti la prevenzione non la fa la protezione civile, no? La protezione civile lavora tanto meno quanto più si fa prevenzione. Noi purtroppo interveniamo quando ormai la frittata è fatta, no? Ecco, però una cosa stiamo facendo, ci stiamo coordinando, stiamo cercando di evitare di dare finanziamenti in base ai colori politici, come è stato fatto in passato. Ecco, io quello che sto facendo, dare delle priorità, no, sugli interventi, non solo per il rischio idrogeologico come in questo caso, ma anche per il rischio sismico, no? Ci stanno un sacco di edifici che in caso di terremoto potrebbero crollare. La Calabria è la zona più sismica d'Italia, tra le più sismiche del mondo. 100 anni fa c'è stato un terremoto di magnitudo 7.2 che ha fatto non 300 morti come Amatrice, ne ha fatto 150.000, terremoto di Reggio Messina. Quindi è un territorio ad alto rischio. Io sto cercando di adeguare una protezione civile commisurata al rischio della regione, facendomi purtroppo tanti nemici, come diceva il sindaco, lo capisco perfettamente, però secondo me so di essere nel giusto, quindi in questo senso vado avanti. Ecco, i fiumi vanno mantenuti, abbiamo parlato poco fa con Antonio Sinopoli, che lavora in regione, ci stanno altri fiumi qui a Cardinale, dobbiamo mettere mano da subito, gli interventi vanno fatti subito. Io non posso fare altro che segnalare la gravità del rischio potenziale su alcuni fiumi della regione. Ho lanciato un grido d'appello, d'allarme, qualche settimana fa, e io sosterrò, diciamo, la causa della pulizia dei fiumi e della prevenzione. Rispetto a me, però, voglio riportare ognuno alle proprie responsabilità, compresi i sindaci. Chiaramente non è il caso del giovane sindaco di Soverato, però purtroppo molti sindaci in passato hanno chiuso un occhio, anche più di un occhio, quando realizzavano le case
342.000 case abusive in zona, che le case non è che nascono in una notte, no, ci vogliono mesi, se non addirittura anni. Ognuno ha le proprie responsabilità, questa è l'azione che sto portando avanti e che non mi stancherò mai di continuare nel mio percorso. Io vi ringrazio e soprattutto voglio stare molto vicino all'amico sperando che venga fatta giustizia.